Ta-da! Ciao ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Se anche voi avete il brutto vizio di suonare il rullante in questo modo, oggi vi dico il trucchetto economico per trasformare questa situazione in questa. Come scusa, cosa dici? Ah, perché dovresti cambiare l'impostazione? Perché tu stai sfruttando metà del suono del tuo rullante suonando in quella maniera lì. E ti spiego perché. È ovvio che se suoni in questo modo qua, agli estremi il rullante, la pelle naturale del rullante rimbalza di più. Però dove si ottiene il suono più profondo, il suono vero del rullante, senza tanti armonici, il suono più grosso del rullante, lo devi suonare al centro. Se lo suoni qua, suonerai sempre a mezza tacca e con più armonici fra l'altro. Quindi, come facciamo a risolvere questo problema? Ci metto meno di 2 minuti a dirvelo e spenderò più o meno 50 centesimi. Via! Quindi la prima cosa che facciamo è di procurarci una bellissima monetina, e attualmente questo non è nemmeno un euro, ma è un gettone della lavanderia che vale 50 centesimi. Quindi prendiamo la nostra bella monetina e la mettiamo nel centro del nostro pad. Ci possiamo mettere sotto anche un pezzetto di scotch per evitare, diciamo, che si possa rovinare il pad, ma comunque vi assicuro che non rimarranno segni una volta che la leviamo. Comunque avete già capito dove andiamo a parare. Adesso ci metto un bel pezzetto di scotch di carta, tanto per essere scrupolosi. Metto scotch di carta nel mezzo, monetina, là. E poi cosa faccio? Abbiamo varie alternative. Continuo con lo scotch di carta? Sì, potrei. Metto dello scotch di carta sopra la monetina. Ora, come si dice dalle mie parti, questo scotch di carta durerà come l'abbaio di un cane o come un gatto in autostrada, dipende quale animale preferite. Possiamo continuare a metterci scotch di carta finché non saremo soddisfatti, oppure possiamo usare questo, che è sicuramente un pochino resistente, però anche questo scotch dopo un po' si strapperà. E se no, il migliore di tutti, ragazzi, possiamo usare questo. Non ho l'autorità in realtà per nominare questo scotch come dovrebbe essere fatto, però... La gaffa! Respect! Quando uno è forte, ragazzi. Eh sì, dai, usiamo della gaffa che, vuoi o non vuoi, è il miglior nastro adesivo che esiste al mondo. Le... Ta-da! Finito! E adesso possiamo iniziare il nostro studio. Come? E adesso potete studiare tutti gli esercizi che studiereste normalmente sul pad o sul rullante, però li fate tutti nello spazio di una monetina. Perché usiamo la monetina? Perché se noi ci disegniamo un cerchio con il lapis, se ci disegniamo un cerchio con il pennarello, se ci mettiamo un pezzettino di cartone, se lo indichiamo con le frecce, se ci mettiamo una striscia luminosa, non servirà assolutamente a niente. Noi dobbiamo sentire una superficie diversa, e in più, quando colpiamo il bordino della moneta, questo farà scappare via la nostra bacchetta, perché colpisce il bordo e scappa via, e questo sinceramente fa partire tantissime parolacce. E quindi, facendo partire tantissime parolacce, se vogliamo evitare di dire tante parolacce, dobbiamo colpire esattamente la moneta. Ci riusciamo? Ci possiamo riuscire? Sì, c'è lo spazio sufficiente per entrarci con tutte e due le bacchette. Sicuramente quello che rischieremo di fare all'inizio è questo, cioè di colpirci le bacchette. È normalissimo, ma vedrete dopo un po' prendete la mira e quando tornate sul rullante normale, bang, colpite esattamente il centro del rullante. Questa idea naturalmente non è mia, ma il copyright è di Giacomo Macelloni, che non mi stanco mai di nominare perché è un grande professionista e un ottimo insegnante. Quindi, che dire, questo video è finito, spero che questo trucchettino vi piaccia. Sapete il pad che ha prodotto la Head, che praticamente sono 2 pollici di pad rimbalzante? Ecco, l'avete appena prodotto con 50 centesimi. Sì, lo so che non è la stessa cosa, lo so. Però da zero in 30 secondi ci siamo fatti il nostro allenatore di precisione, quindi direi che non ci possiamo lamentare troppo, no? E se vi volete divertire a vedere quanto siete precisi partendo da qua... Quindi spero che questo breve video vi sia piaciuto, spero che possiate applicarlo da subito e iniziarvi a divertirvi. Quindi anche per questa volta è tutto, io mi chiamo Bernardo Grillo e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!
Ta-da!